Grazie Presidente. Ieri un assistente parlamentare mi ha accolto dicendomi: lei ha un meraviglioso sorriso, sembra felice. E io non ero felice, ero raggiante, perché stavo assistendo a una cosa che, se avessi potuto crederla vera, avrebbe rappresentato una svolta nella vita politica del nostro Paese. Perché il PD, che ci accusa di esserci fatti scrivere la manovra da Bruxelles, riscopre la sovranità, riscopre la dignità, riscopre il desiderio di autonomia del popolo italiano. E se questo fosse vero, sarebbe un'ottima notizia, perché sarebbe forse la prima volta dal 1494, quando Ludovico il Moro, come sappiamo, chiamò Carlo VIII per risolvere un piccolo problema di politica interna, che si depone in questo Paese la prassi di chiamare una potenza estera in proprio soccorso per risolvere problemi interni. E di questa prassi, va detto, il PD è stato negli ultimi anni, lo dico oggettivamente, un autorevole interprete. Ce lo chiede l'Europa o ce lo chiedono i mercati? Questo è stato il grido di battaglia che abbiamo sentito risuonare tante volte, mentre i nostri autorevoli e competenti interlocutori politici si scagliavano all'assalto dello Stato sociale, della scuola, della piccola e media impresa, delle istituzioni che costituivano la spina e costituiscono la spina dorsale del Paese. Sempre col sostegno di una unione estera, che per ovvi motivi non poteva più essere quella sovietica, ma cambiando aggettivo, la subalternità non era cambiata. Tuttavia, anche l'attitudine critica verso l'Europa che vediamo oggi non è un'assoluta novità. Se restiamo fermi, prigionieri di regolamenti e burocrazia, l'Europa è finita. Chi ha detto queste parole? Un sovranista? No, un leader dell'attuale opposizione, che ha trovato un rifugio nell'amo del Parlamento che un tempo voleva abolire e che oggi ci chiede di rispettare. E anche noi vogliamo rispettarlo, questo ramo del Parlamento. Ma il punto è che vorrei che noi fossimo oggettivi e sereni nel riconoscere che la compressione del tempo del dibattito non è dipesa da noi. Dipende da un insieme di regole esogene che finora sono andate bene alle opposizioni, perché sono servite per scaricare se stesse dalla responsabilità politica. Devo farlo, scusami cara, me lo chiede l'Europa. Però adesso non può più funzionare così. Ora le opposizioni sono in un vicolo cieco, perché ogni loro strepito mette sempre più in luce la deriva antidemocratica che il progetto ha preso. E naturalmente gli elettori assistono a questi strepiti e si chiedono: ma chi ci ha portato in queste condizioni? La risposta è loro, e quindi per noi va bene, anche se gli strepiti sono non sinceri, perché tanto vanno a nostro vantaggio. Noi stiamo resistendo. Il presidente Conte, che avete variamente descritto come inconsistente, velleitario, sconfitto, in realtà ha fatto sul serio una cosa che prima di noi i governi precedenti avevano fatto solo a chiacchiere, quando avevano la vera possibilità di agire. Ha negoziato con l'Europa, ha negoziato sul serio e, come dire, senza compromettere l'interesse del Paese, come qui è stato più volte ripetuto, e ha anche fatto un'opera di misericordia, che è visitare gli ammalati, perché l'Unione Europea è profondamente malata e bastano pochi esempi a metterlo in evidenza. È chiaro che si sarebbe potuto ottenere di più, certo, in ogni negoziato serio si può ottenere di più, certo, ci si può sempre comportare in un modo migliore e noi siamo sempre disposti ad ascoltare i consigli di chi non può più dare il cattivo esempio, come già ricordato in altra sede. Però intanto quello che è accaduto ha messo in evidenza l'assurdità delle regole europee, in particolare il loro carattere prociclico. Ci è stato detto che le nostre previsioni di crescita erano sbagliate, abbiamo dovuto fare previsioni più realistiche. No, la verità è diversa, quello è uno snodo tecnico. Purtroppo l'Europa si basa su dei meccanismi opachi e quindi è stato necessario rivedere al ribasso la stima della crescita per provare una condizione di necessità, il cosiddetto output gap, senza il quale l'Europa non ci avrebbe magnanimamente concesso di disporre di più risorse per rianimare il Paese. Purtroppo il problema è che se ti chiedono di diminuire la crescita, le risorse sono in quota di quella crescita e quindi alla fine l'Europa ti costringe sempre a fare uno sforzo inferiore di quello che sarebbe necessario. Questi sono i miracoli dei saldi strutturali, di un meccanismo opaco e assurdo, nonché scientificamente infondato. Allora,
Sarebbe stato meglio tenersi la regola del 3% sul saldo nominale, quella regola che Prodi definiva stupida, ma che aveva due vantaggi, quella di essere trasparente e verificabile, due cose molto importanti in democrazia, perché qui stiamo parlando di previsioni, di ipotesi, di stime, di stime, di stime, e su questo stiamo ipotecando il futuro del nostro Paese. I fatti invece dimostrano che le regole dei trattati l'Europa può permettersele. La famosa regola del 3% del rapporto fra saldo di bilancio nominale e PIL nominale, quella l'Italia se la può permettere. Sapete chi l'ha violata di più fra i grandi paesi europei? Naturalmente in testa abbiamo Grecia e Portogallo, le cui economie sono state martoriate dalla crisi, ma poi con 13 violazioni segue la Francia e 11 di queste violazioni sono consecutive, tant'è che, caro Presidente, le do una notizia fresca, il commissario Oettinger ha chiesto che venga aperta una procedura di infrazione sulla Francia, e quando gli hanno detto che Moscovici non era d'accordo, lui ha detto che non gliene importava un granché, e questo è un primo esempio, no, della fratellanza europea. Stanno emergendo i conflitti. Questo forse è l'unico argomento che avrei accettato dall'opposizione, ovvero che dato che i conflitti stavano per emergere, era così evidente che stavano emergendo, forse questo avrebbe consigliato un atteggiamento più prudente. Aspettare che gli altri si combattessero fra loro in questa meravigliosa famiglia europea senza che avessero dei pretesti per attribuire a noi delle crisi e delle criticità che da noi non dipendono. È stato molto interessante ieri sentire qualcuno citare BlackRock, BlackRock che consiglia, sconsiglia, mi perdoni, agli investitori di comprare BTP. Ora, il salto da Marx a BlackRock è abbastanza ardito, ma è soprattutto molto significativo. Pochi giorni fa, infatti, il Sole 24 Ore ci riferiva che questa importante società di consulenza è stata la capofila tra le società che hanno gestito a botte di decine di milioni gli stress test sulle banche europee. Cioè, l'autorità di vigilanza unica attribuisce a delle società private, in evidente conflitto di interessi, no? Perché è chiaro, se tu vai a dire quanto vale una banca e poi tratti i titoli di quella banca, è chiaro che forse qualche cosa può andare storto, no? Ecco, a queste società viene attribuito il compito di garantire il merito di credito dei nostri istituti. E questo è il risultato di riforme fatte in fretta, riforme ambiziose, certo, ma che sono state fatte senza il necessario consenso politico e senza le risorse e gli strumenti necessari. Che una moneta unica implicasse una vigilanza unica doveva essere chiaro fin dall'inizio, non ci si doveva poi correre ai ripari con dei consulenti che hanno fatto quello che hanno potuto, per carità. Vi rendete perfettamente conto di cosa significa affidare a chi specula sui titoli bancari il compito di valutarne il merito, no? Questa cosa è talmente assurda che vi dico un secondo conflitto franco-tedesco. Schäuble, che non è esattamente un nostro amico, ha chiesto alla signora Nui conto dell'accaduto per sapere se ci fosse già evidenza di fuga di notizie e di conflitti di interessi. E questa è la BCE. L'istituzione che pochi giorni fa un autorevole economista, Donato Masciandaro, definiva il faro nelle nebbie, un faro talmente efficiente che non riesce neanche a seguire la rotta che lui stesso indica, perché noi l'inflazione al 2% che ci avrebbe aiutato ad alleviare il carico del nostro peso non l'abbiamo vista, abbiamo la deflazione e ancora si dispera di poter raggiungere quell'obiettivo. Ma non è questo l'unico assurdo delle istituzioni che ora i nostri oppositori chiamano al loro conforto e rinforzo? E vengo per un momento ai contenuti della manovra, raccolgo l'invito. Nella manovra c'è un interessante comma che serve a rimediare a uno dei tanti disastri fatti a colpi di decreto e sfuggiti alla vigilanza unica. Ed è quello che si sarebbe verificato se noi non fossimo intervenuti con i gruppi bancari cooperativi, voluti dai nostri attuali, dall'attuale minoranza, diciamo così. E se lo è, ci sarà un perché, forse uno è anche la riforma della quale vi parlo. Se non fossimo intervenuti al primo bilancio consolidato, queste banche avrebbero perso, le due capofila, 2,6 miliardi di euro di attivi. Questo è il risultato delle riforme fatte in fretta e questo è il risultato della vigilanza che vigila solo quello che interessa a lei di vigilare, d'accordo? Queste sono le nostre asimmetrie. E voglio dire che non è facile ovviare a questo e ad altri disastri sparsi nelle pieghe del nostro ordinamento, a questi treni lanciati in corsa sempre per dimostrare di arrivare prima degli altri, per ovviare a un conflitto, a un complesso di inferiorità che i nostri cittadini non sentono più e del quale voi vi siete fatti in qualche modo interpreti, mettendo il Paese in condizioni di seria e oggettiva difficoltà.
Questo a questo aggiungerei un'altra cosa che abbiamo fatto nella manovra, che è permettere alle piccole banche di adottare principi contabili che siano più confacenti al loro modello di business, come succede in tutta Europa, come succede in particolare in Germania. Piace la Germania? E allora facciamo come in Germania. Come ha fatto la Germania? Ha violato la regola del 3% 7 volte, noi 8. Le sue banche hanno i principi contabili nazionali, beh, da questa manovra in poi anche le nostre piccole banche potranno avere la stessa facoltà. Possono sembrare cose irrilevanti, non lo sono. Sono il segno del fatto che si sta affermando in questo Paese la volontà di governare i processi economici in modo autonomo. Ed è questo che dà fastidio agli interlocutori europei. La Commissione non ci sta attaccando sul saldo. Un saldo di 2,4 andava benissimo in termini di sostenibilità del debito. Quello che dà fastidio è che adesso qui c'è meno subalternità. È il deficit di subalternità che dà fastidio alle istituzioni europee. E bisognerà che se ne facciano una ragione, caro Presidente, e qui concludo. Bisognerà che se ne facciano una ragione, perché con le prossime elezioni europee cambierà la musica anche lassù e la prossima manovra verrà negoziata con interlocutori più attenti agli interessi dei singoli paesi. Grazie. Grazie, signor Bagnai.